Dai, 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 sempre dove, dai. Ecco, ce l'abbiamo davanti, aspetta, aspetta. Ma vai addosso. Sì, fammi sapere. Sto andando fuori radio mobile, stavo addosso radio mobile, sto... Pronto? Sì, buonasera, sono il brigadiere Pomes. Sì, buonasera Pomes, capitano Alessandro. Dica, capitano. Ma quello dentro sta macchina che avete avuto modo di vedere, ma è morto? Cioè, capitano, il problema è che qui nessuno lo tocca, neanche loro lo toccano perché stavano aspettando chi devono aspettare. Ma questo... ha cacciato e non dà segni di vita. Questo praticamente c'ha un colpo, gli hanno sparato due colpi, veramente gli ha sparato la macchina che lo viveva con noi. Allora il seguimento è iniziato da parte della PS, non lo seguivamo nostra macchina. Sì, 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 io so che siete accodati, siamo accodati, hanno cercato di speronarvi, poi si vede questo qui l'ha sbattuto addosso al guardrail. Sì, ha sbattuto, l'abbiamo stretto, lui, sì. Okay. Stretto, praticamente... Quando è il capo che ci ha sparato? Nel momento in cui questo qua cercava di scendere. Nel momento in cui lo stavamo fermando, proprio nel momento in cui l'abbiamo stretto, lo stavamo fermando, io ho sentito due botte, ho detto che avranno sparato in aria. Invece. Tant'è che io questo qua ce l'avevo davanti a me perché praticamente gli stavo quasi a fianco, ecco. E mi guardava perché anch'io gli avevo puntato la pistola addosso per non farlo muovere, però non avevo messo neanche il colpo in canna, era giusto per intimorirlo. Invece questo... e mi guardava e poi questo qua visto che si è accasciato e poi da sbatte. E praticamente questo qua c'ha una ferita diciamo tra il fianco e la schiena, lato sinistro. E non dà segni, cioè non si muove dentro la macchina, muore, vado all'ambulanza, lo vediamo un attimino. Ecco, vabbè, perché io questo ovviamente. Voi comunque, io ve lo chiedo, già so, voi non siete interessati quindi come esplosione di colpi di arma da fuoco? No, assolutamente no, assolutamente no. Non siete stati speronati? No, non siamo riusciti a evitare bene, perché lui ha cercato di portare, siamo riusciti a evitare questo qua. Poi ci siamo messi davanti con il rischio di essere tamponato, però per fortuna non ci ha toccato né a noi né alla macchina. Perfetto, a posto. Comunque adesso c'è l'ambulanza sul posto. È arrivato in questo momento l'ambulanza. Thomas, senta, io mi rendo conto che adesso voi siete un po' agitati, stanchi e cazzo, però se come questo l'ambulanza dice se è vivo o morto, voi dovete far sapere. Certo, veloci. Va bene? Va bene. Pronto? Sì, capitano, sono il bigliettino di Pomas. Sì, Pomas, dimmi. Allora, guardi, qui sul posto è giunto l'ambulanza, lo stanno portando al Sandro Pertini. È vivo, quindi. Sì. Vabbè. Non diciamo sta... Sta messo male, però è vivo. Cioè, meno male. Perché ogni tanto l'altro e poi li richiudo. Niente. Vabbè. Ringrazio Pomas, guardi, sta venendo lì, oltre Bartolone, anche il capitano Scorziello. Ah, va bene. L'ho detto anche al colonnello Cagnazzo, ora informiamo chi c'è, Garao oltre, cioè pure il capitano Garao, state tranquilli, tanto voi non avete fatto niente. No, abbiamo soltanto dato una mano a fermarlo, purtroppo questi hanno ecceduto nel... Non riesco a capire bene, perché mo il collega da infortunisti mi diceva, ma stanno dicendo che c'aveva la pistola, io onestamente pistola non ho. Vabbè, noi non c'è niente. Bravo.
Senti, ma questo è italiano che tu sappia, straniero? Ma io dalla Sicilia a me sembra italiano questo qua. Ti sembra italiano? A me sembra italiano, comunque non so, io ho fornito la targa, magari se volete vedere. Guarda, stamattina. L'intestatario, me lo sta dicendo il grande Gian Gregorio, è intestato a un pregiudicato, un certo Budroni Bernardino, quindi in italiano. Sì, di che anno? È romano del 71. Però è di Mentana, questa è di Mentana. Qua siamo in direzione Mentana. Direzione Mentana. Che lui vuole, può darsi che lui vuole uscire qua a Mentana. Può darsi che no, vabbè, certo, ci vuole uscire da una casa. Ok. Comunque, grazie. Ci sentiamo dopo, dai, ciao. Arrivederci. Ciao. Bergamo.